Padre, in fra di noi con la sua famiglia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Ti ordino che ti abbia misericordia di noi, per noi i nostri peccati ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E grazie a te. Yeah.
siano sollevati i pensieri di molti cuori. C'era anche una contessa, Anna, figlia di Samuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 44 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunto in quel momento, si mise anche a lodare Dio e parlava del bambino a quanto aspettava la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbe adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Celebriamo questa festa nell'ottavo del Natale della Santa Famiglia di Gesù Giuseppe Maria e così ci diceva la preghiera inizio celebrazione, c'è dato un vero modello di vita. Ecco, guardare la Santa Famiglia vuol dire avere un vero modello di vita. Ecco, dobbiamo pregare per le nostre famiglie, perché oggi guardate in un tempo in cui va bene qualsiasi cosa, ma la famiglia. E allora dobbiamo pregare per le nostre famiglie, che ci fa riflettere questa cosa dei nostri tempi che stiamo vivendo. Ecco, allora questa celebrazione ce la sono importante. Ecco perché la famiglia è importante. E la liturgia ci dice di guardare la famiglia. La comunione presuppone un'altra.
evidenti per noi. Vada la salvezza. Thank you.
tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la unione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha rese partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle famiglie mariti e calatori. Si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a vedere la luce del tuo volto. In noi tutti, abbi misericordia.
Sabato 6 gennaio, la Santa Messa dell'Epifania alle ore 10:30, al pomeriggio alle ore 15, in chiesa, la benedizione e il bacio di Gesù Bambino. Ricordo che sabato 6 non ci sarà la messa per questione della domenica, essendo un giorno di festa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore. Grazie.